Oggi preparo con voi dei bocconcini di pollo sabbiosi e cremosi allo stesso tempo, buonissimi. Facciamoli insieme, iniziamo con gli ingredienti. Petto di pollo, un po' di rosmarino, dell'acqua in cui metteremo del dado vegetale oppure del brodo vegetale direttamente, farina, vino bianco, sale e pepe, pan grattato ed olio extravergine di oliva. E allora, per prima cosa, tagliamo il petto di pollo intero. Petto di pollo intero, comodo, costa poco ed è molto buono. Lo tagliamo a pezzetti non molto piccoli, più o meno così. Una volta tagliati tutti, mettiamo nella farina il pan grattato, mescoliamo. Ok. E ci passiamo i bocconcini di pollo all'interno. Una volta infarinati tutti, in padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, un po' di rosmarino, poi mettiamo i bocconcini di pollo. Prendete una padella grande in maniera tale che tutti tocchino il fondo. Ed una volta messi tutti, facciamo cuocere a fiamma alta per 2 minuti. Passati 2 minuti, li giriamo. Ed una volta girati tutti, facciamo cuocere per altri 2 minuti. Passati altri 2 minuti, sfumiamo col vino bianco. Mentre evapora, mettiamo il sale e il pepe. Togliamo il rosmarino ed una volta evaporato il vino, mettiamo il brodo vegetale bollente. Copriamo e facciamo cuocere per 15 minuti. Ok, passati 15 minuti, ecco qua. I bocconcini di pollo sono pronti. Lasciamo un po' cremosetti, se c'è più brodo fatelo asciugare. Spegniamo la fiamma, ci mettiamo un po' di rosmarino. Ecco qua e andiamo ad impiattare. Vediamo un po'. Com'è, sono buonissimi, semplici, veloci come avete visto. Fateli e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Vi saluto e vi auguro buon appetito.